Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, bentornati in questo nuovo video. In questo video farò il back to school e niente, cominciamo perché non voglio perdere tempo e non voglio perdermi in chiacchiere. Allora, ho comprato cose dai cinesi in una cartoleria da Tiger e poi alcune cose tipo la libreria, la Feltrinelli, poi questo qui per esempio lo zaino da JD Sports, che è un negozio sportivo che vende tutte le marche. E niente, ora vi faccio vedere le cose. La prima cosa che vi mostro è il diario, che io, questo è della scuola Zoo Bianco, che prima c'erano solo questa scritta e queste nuvole, io l'ho decorato tutto con stickers e cose varie. Tra l'altro questi tre stickers e queste qui stavano dentro il diario. Poi qui ho fatto un disegno e ce l'ho appiccicato. Questo qui a tema Stranger Things e questo a tema Riverdale. Mentre vabbè, qui è bianco, ci sono gli stickers che non ci sono più praticamente. Li ho dati alcuni miei compagni, due mio fratello, poi qui pure i miei compagni. Poi vabbè, dentro è molto molto bello, è inutile che ve lo dica. Qui ci sono altri stickers come vedete, è pieno di stickers. E qui invece ci sono tutte formule di matematica. E niente, questo diario mi piace molto, della scuola Zoo, e l'ho pagato 15,50, se non mi sbaglio. Sì, l'ho pagato 15,50 alla Feltrinelli. Poi ho preso alcune cose da Tiger. Ho preso questo qui, che è un quadernetto, che come vedete ha le pagliette rosa che si possono trasformare passando la mano. Dorate, molto carino, ed è un A5 penso. E niente, già l'ho utilizzata, alcune cose le ho utilizzate perché già a me la scuola è iniziata da 5 giorni. Altre cose le ho comprate questo sabato, quindi ancora non le ho nemmeno toccate. Ecco qui alcune cose. Se volete un video sul mio metodo di studio, chiedetemelo giù nei commenti. Quello lì l'ho pagato 4 euro. Poi queste qui, ovviamente, vi dirò le cose di cui mi ricordo i prezzi, le cose di cui sapevo i prezzi, perché alcune cose non le sapevo i prezzi. Cioè, le abbiamo prese insieme a mia mamma. Queste penne da Tiger, che non vi tiro dalla scatola, però sono tutte olografiche, argento, fucsia e azzurra, e le ho pagate 2 euro. Sono penne a scatto tipo. Questi pennarellini, che sono appunto di Tiger neri, e sono tipo i tratto pen un po' più scrausi, infatti uno già si è rotto tipo in 2 giorni, però costano 1 euro, quindi vale la pena comunque provarli perché sono 4. Poi, sempre da Tiger, l'ultima cosa che ho preso è l'astuccio di questo qui, rosa trapuntato, che ora non si vede. Ecco qui, rosa pastello, tutto trapuntato, e qui ho preso questo ciondolino, è appunto molto carino. Pagato questo invece 4, no, questo 3 euro, questo qui 3 euro, scusate. Poi ho preso appunto dalla cartoleria, ho preso un paio di evidenziatori, perché io sono ossessionata degli evidenziatori, infatti ne vedrete molti in questo video. Allora, aspettate. Ok, sono tutti. Ho preso tutti quelli della Trattopen, tutti i colori che ha fatto la Trattopen, perché no, scusate, non la Trattopen, la Trattovideo, perché secondo me sono i evidenziatori migliori per la durata e anche quasi per il colore. Il colore mi piace più quello della Stabilo, però come durata i migliori secondo me sono i Trattovideo, perché durano anche diversi anni, mentre questi qua in un paio di mesi già finiscono. Tra l'altro questi qua della Stabilo l'hanno fatti anche pastello, però a me gli evidenziatori devono essere secondo me quelli belli accesi, in modo che voi già andate a trovare, diciamo, le parole chiavi che avete evidenziato e cose varie, perché pastello proprio non si vede niente, sembra un evidenziatore sbiadito secondo il mio parere, ovviamente. Anche se io adoro i colori pastello, però quello in particolare, quel tipo di evidenziatore non mi piace. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere. Questi mi ricordo, mi sa che l'ho pagato 1 euro ciascuno e ne ho presi 7, quindi 7 euro, 7 evidenziatori. Alla fine ci sta, perché comunque l'ho preso in cartoleria, non su Amazon. Su Amazon sicuramente l'avete trovato a meno, però eccoli qui. Ho preso quello, vabbè, giallo, che vi metto la mano perché ci arriva il sole. Vedete, così ci arriva il sole, così lo copre. Poi arancio. Tra l'altro questo non è un arancio, ma è un rosso,
tipo pastello, un rosso chiaro. Comunque ho gli swatch, dove vi faccio vedere, anzi no, li ho persi, quindi ve lo swatch velocemente, ve lo faccio appunto vedere. Tra l'altro non notate la scritta che c'è là sopra, però appunto non c'entra niente, però questo qui è il colore, eccolo qui, molto carino secondo il mio parere. Questo qui poi fucsia, azzurro, arancione, viola e verde. Niente, questi sono appunto i evidenziatori che ho preso della Tratto Video. Poi ho preso un cancellino normalissimo della Papermate, chiamatelo cancellino, sbianchetto, sbianchina, scolorina, scolorino, cancellina, correttore, chiamatelo come volete, io lo chiamo cancellino. Ed ecco qui della Papermate, questo qui a penna, perché con quello lì a striscia mi trovo scomoda e poi ogni volta che cade si rompe e io perdo tutta la cosina perché si rompe in mille pezzi. Niente, poi non si può utilizzare più. Quindi questa qui sì, neanche ci mette 3 secondi ad asciugarsi, perché poi basta che prendete il di sotto e fate così e già si asciuga. Poi a me sta comodissimo, non so voi. È una colla piccola della Giotto, perché sinceramente è già piccola, penso che mi basti e mi avanzi. Comunque sono alle superiori, non incollerò chissà che cosa, però una colla può sempre servire. Poi questo qui da mia nonna l'ho preso, è un pennarello indelebile nero a punta grossa, normalissimo, e io ce l'ho blu a punta fine pure. Tra l'altro ora devo comprare quelli neri a punta fine. Poi nella stessa cartoleria ho preso la rubrica, questa qui della Be More, e l'ho presa a punta rossa perché ci stavano di 3 colori diversi ed erano giallo, verde, no, giallo, verde, rosso e blu, quindi 4 colori, e l'ho presa rossa anche perché è uno dei miei colori preferiti, ed è questa qui un po' lucidina, una semplicissima rubrica piccina. E questa, diciamo, marca la particolarità di mettere delle citazioni. Per esempio qui dietro c'è scritto sia in inglese che in italiano. Ve la leggo in italiano. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo. Sta ciascuno di noi riuscire a trovare. Non smettere mai di sperimentare, vivere, apprendere. E questa è appunto la frase. Poi ho preso dei quaderni, perché già ne avevo 4 a casa dall'anno scorso. E poi questi qua li ho comprati in cartoleria. Appunto. Oh, questo qui della Pigna, vabbè, semplicissimo, fucsia, a righe. Questo qui della, sempre della Be More, con sempre una frase. Tra l'altro ho comprato 3 quaderni della Be More che hanno la stessa frase, cioè la vita è un foglio bianco, scrivi, disegna, crea, libera le tue idee. E questi 3 quaderni, questi qua, sono 3 quaderni. Sono con la stessa scritta e sono uno col cagnolino troppo carino, uno col gattino, questi qua sono a quadretti, e poi questo qui sempre della Be More con questa ragazza, però non mi piaceva la ragazza ma la trama dietro, leopardata, zebrata, e con questi schizzi di colore tutto colorato che mette, cioè, un po' l'allegria, sempre a quadretti. E infine, invece, che non è della Blasetti, ho preso questo qui molto molto bello, mi piaceva molto e poi mi ricordava l'estate, che è questo colore blu marino e questo altro blu marino più scuro con una stella corallo, e secondo me l'abbinamento di questi 3 colori è davvero molto carino, e sotto e sopra c'è scritto acqua marina e stella, vabbè, molto semplice, questa riga della appunto Blasetti. Poi ho quelle, già vi ho fatto vedere tutte le cose. Poi ho comprato dai cinesi, anzi prima passiamo alle cose della fiera, che sono 2 cose, cioè questa gombassiera con 2 squadrette, goniometro e righello, gomma, ricariche e poi il compasso che è di metallo rivestito appunto di pittura blu. Appunto con questa scatolina molto molto comoda, l'ho pagato solo 1 euro e ha la scatolina meglio di quelli che usavo io, che sono quelli che costavano sui 16 euro, cioè quelli della Staedtler, quelli della magari della Faber-Castell, vabbè, e poi hanno la scatola anche migliore secondo me, perché quelli là si rompevano sempre, mentre questa qui
È molto comoda, io non lo utilizzerò molto però perché io sono al primo superiore e faccio il linguistico, però tra l'altro sto notando che la luce se ne sta andando, però magari per geometria mi può sempre essere utile. Spero che questo video non duri tanto, al massimo 20 minuti, perché comunque ci vuole tanto a caricarlo, prima cosa, e poi secondo davvero mezz'ora di video chi se lo guarda? Poi questi quattro evidenziatori che vabbè hanno tutti la doppia punta, li faccio vedere velocemente ed eccoli qui, che alcuni funzionano, alcuni no, però l'ho pagato 1 euro, quindi alla fine ci sta. Poi ho preso invece in una un'altra cartelleria, vabbè va, in un'altra cartelleria, non quella di prima ma un'altra, ho preso questo qui, è un evidenziatore giallo della Stabilo Boss, questo qui. Poi ho preso, vabbè, un deodorante, ne ho presi due, uno sta già giù nello zaino. Cioè, lo zaino è qui perché ve lo devo fare vedere, tra l'altro, mi stavo dimenticando. Però il deodorante sta nella pochettina giù. E ne ho preso uno di quello, sono tutti e due di questa marca. C'erano tanti gusti, ho scelto due gusti, uno che è giù e questo qui è molto buono. Sono 200 ml di prodotto, pagato 1 euro e... Vi giuro, è boh, qualcosa di sensazionale, sinceramente, lo adoro. Ora vi faccio vedere un attimo lo zaino che lo prendo, che è appunto qui. Lo zaino che ho scelto per quest'anno è questo qui, che io trovo davvero bellissimo, secondo il mio parere è stupendo. Ci sono altri zaini che mi piacevano, magari di più. Alcuni sempre di questa marca che ho visto per fare vedere, altri invece di altri marchi, però questo qui era uno tra i zaini che volevo ed era lo zaino che volevo da tanto 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 tempo. E sto parlando proprio di questo qui della Vans. È questo qui nero classico tra l'altro ho notato che si è abbassata ancora di più la luce da quando sto facendo questo video. Vabbè, questo qui è nero dell'avanzo con spunta stretta. Se vedete che è un po' sporco, tipo qui magari, perché già comunque l'ho utilizzato, appunto la scritta Vans in bianco ed è bellissimo. Dentro ha così, ha lo schienale qui, questa parte qui dove c'è la colonna, dove poggia la colonna vertebrale, imbottito, mentre qui è molto morbido, lascia le spalline leggermente imbottite. Poi io l'ho abbassato tutto perché mi piace tenere lo zaino basso basso. E poi c'ha una taschina che comprende tante tante tasche, come vedete, qui praticamente ci sta un biscotto che è della merenda, poi ci sono altre tasche, tantissime tasche per le penne, poi l'altra ci stanno tutte cose elettroniche, auricolari, power bank, un botto di cose. E niente, questo qui l'ho pagato 35 euro da JD, che sarebbe un negozio sportivo nel centro commerciale di dove sto io. Poi vi faccio vedere, appunto, prezzo sempre alla fiera, me lo stavo dimenticando, questo portafoglio, questo mini portafoglio molto semplice, l'ho pagato 1 euro e ne volevo uno che fosse molto piccolo perché io sapete che ho quello grande di Louis Vuitton, solo che... Oh, non so bene come si pronuncia, quindi non uccidetemi. Diciamo, è troppo grande, ingombrante, quindi ho preso questo qui, che è bellissimo, a mio parere, con tutte le piume, tipo con stile acquerello viola, rosa. Poi, viola, rosa e lilla, bianco, sfondo bianco, se vedete la trama, è bellissima. Cordoncino rosa, cioè proprio a tema col mio zaino. La cerniera rosa e appunto il portachiavi, è molto piccino, compatto. Ci sta dentro appunto il mio, dentro lo zaino. Tra l'altro dentro è fatto così. Ora vi faccio vedere che ci sono dentro anche i soldi. Però dentro appunto è semplicemente bianco, mi piace davvero tanto. L'ultimo cosa che vi faccio vedere sono gli acquisti fatti dai cinesi. Ho comprato tre rotolini di scotch, che vabbè, lo scotch lo utilizzo sempre, qualsiasi piastra io faccia. Ho preso questi qua che venivano 1 euro tutti e tre. Poi ho comprato due pacchi di sticky notes, questi qua, i post-it che io chiamo segnalibri, li ho pagati tutti e due
1 euro, quindi 50 centesimi l'uno, ed ecco qui, questi io li utilizzo davvero un botto, cioè mi piacciono davvero davvero tantissimo, appunto per segnare le pagine, come avete visto nella mia agendina li ho utilizzati, e niente, questi qui. Poi ho preso questi qui, che invece sono a 5 colori, cioè verde, rosino, giallo, fucsia e arancio. Sono abbastanza grandi e ci entra magari gli appunti veloci, i compiti veloci, magari dentro gli appunti, e sono a 1, qua mi dice, sono a 1. E appunto li ho pagati, sono 100 pagine e li ho pagate 80 centesimi, se me li ricordo. Poi ho preso delle penne simili Bic, comunque non sono Bic, però sono della stessa qualità delle Bic, ve lo posso assicurare, le ho utilizzate, utilizzavo prima le Bic, solo che poi ho preso queste, c'erano sia le Bic le cinesi originali che queste, ho voluto provare queste perché comunque ne stavano tante, e ce ne stavano 4 nere, di cui non me ne faccio quasi niente, ce le uso a volte, ma proprio a volte, perché io preferisco scrivere. Tra l'altro si è abbassata ancora di più la luce, c'è un calo di luce che è esagerato davvero. Appunto 4 bic nere, 2 bic rosse e 4 blu, e niente, appunto sono aperte perché già le stavo utilizzando, una blu e una rossa. E appunto sono queste qui della marca IIA, vabbè non vi ho letto le marche quindi neanche di queste le leggo. Appunto sono uguali, precise, identiche alle piccole. Ve ne esco una per farvi vedere che non, magari non solo il tappo, anche la penna, che ecco qui, non cambia davvero niente. Pagate 1,30 euro tutte e 10 penne. Poi ho preso queste 5 matite che a mio parere sono stupende, sono color pastello ed eccole qui, proprio sono bellissime, appena l'ho vista ho detto mia, e sono, questa qui già la stavo utilizzando, infatti mi sa che ha la punta meno appuntita delle altre, ci sta gialla, verde, viola, azzurra e rosa, ovviamente io ho preso quella rosa, e hanno questi bucherellini, le ho pagate 1 euro, sono della stessa marca delle penne. Hanno questi bucherellini che appunto non sono in rilievo, ma al contrario sono, diciamo, sprofondati, cioè facendo così potete vedere tipo ruvido, beh strano. Sono della marca Simple e sono tutte e due B, però questo qui poco importa perché non faccio tecnologia, quindi non mi interessa se la matita è 2B, HB, 3B, e comunque niente. Le ultime due cose, giusto? Sì, le ultime due cose finalmente che vi faccio vedere sono questi due porta documenti, portafogli. Io li utilizzavo appunto, mettevo i fogli protocollo, altri fogli e poi qui anche i post-it. Ne ho utilizzato uno finora. Appunto sono questi qui, queste bustine. Le ho pagate 50 centesimi l'una, quindi ne ho queste due. Che appunto hanno questa rete che li divide in due parti, quindi questa parte e questa tasca, e poi questa rete che appunto divide, ed è fucsia perché rosa non c'era, quindi ho preso fucsia, mi stavo accecando, e appunto 50 centesimi l'uno. Niente raga, questo era, mi sa, tutto, vediamo. Sì, questo era tutto. Io vi, ma penso che mi sia dimenticata qualcosa, però vabbè, ormai abitudine, vi mando un grosso bacio. Scusate ancora per la qualità di questo video perché ho visto che la luce prima era buona, poi si è abbassata. Vi mando un bacione, lasciate like, condividete e iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun video e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!